tutti e bentornati in questo nuovo video. Nuovo mese, nuovo Q&A. Ho deciso che farò un Q&A al mese, prendendo un po' di domande che mi fate sia in privato che nei commenti, nei messaggi, così da vedere quali sono i trend, le richieste più frequenti, per poter rispondere sempre a più persone. Allora, iniziamo questo Q&A. La prima domanda riguarda l'allenamento. Mi alleno in mono o in multifrequenza? Monofrequenza significa allenare gli stessi gruppi muscolari una sola volta in un microciclo, cioè in una settimana. Mentre multifrequenza significa allenare più di una volta gli stessi gruppi muscolari in una settimana. Al momento mi alleno in monofrequenza, cioè alleno una sola volta le spalle, una sola volta il dorso, una sola volta il petto. L'unica fascia muscolare che però alleno due volte sono le gambe. Infatti faccio un richiamo gambe per cercare di inserire lo stacco, perché ho visto che fare squat e stacco nello stesso giorno è troppo stancante per me. Io dopo lo squat vorrei andare a letto e mettermi a fare stacco, che è uno dei principali esercizi che bisogna fare, è difficile e davvero faticoso. Quindi ho preferito staccarlo e fare un richiamo gambe. Detto questo, però, in questo momento, allora a questo punto ve lo dico, vi faccio questo annuncio che sto per cambiare totalmente la mia scheda, la mia routine in palestra, in quanto ho deciso di farmi seguire. Ho deciso di farmi seguire da Fran. Probabilmente qualcuno lo conosce, l'ha già visto nei miei video, sono andata al suo meet, sono parte dell'Iron Manager Army, quindi ho già molti contatti con lui ed è stato uno dei primi, un anno e mezzo fa, quando ho iniziato, a mettersi in contatto con me, a mostrare interesse nei miei confronti. Per cui mi piace molto come persona, è un personal trainer certificato che fa servizi di personal training online. Ho deciso di affidarmi a lui per alcuni motivi. Rimango la stessa di prima, non ho alcun obiettivo di gara, palcoscenico, raggiungere una determinata figura o forma. Il motivo per cui mi sono affidata a un personal trainer è che finora io ho fatto tutto da sola e sono arrivata a un certo punto, un punto fantastico di cui sono davvero fiera di me stessa, però nell'ultimo periodo ho visto che non stavo andando oltre, ero in una fase di stallo e sinceramente stavo perdendo la motivazione. Mi dà fastidio il fatto che io mi impegni così tanto nell'alimentazione, in palestra sputi sangue, io abbia dedizione e ci dedichi tempo, passione e voglia, però non raggiungo i miei obiettivi. I miei obiettivi sono quelli di raggiungere un risultato fisico. Io voglio fare una trazione a presa larga, io voglio riuscire a fare una verticale. Io ho sempre dei piccoli obiettivi di risultato. È come se volessi vincere una gara, solo che in questa gara decido io qual è il mio obiettivo, ma soprattutto sono l'unica a competere. Quindi è una gara per me stessa, il quale il premio finale è la mia soddisfazione, non nient'altro. Ho visto che pur impegnandomi, pur informandomi, pur cercando informazioni a destra e a sinistra, non riuscivo ad raggiungere questi obiettivi. Io ho chiuso l'anno, forse qualcuno ha visto il mio post, ma un po' demotivata. Stavo per ricominciare quest'anno con la stessa demotivazione, non avevo voglia, perché quando ti impegni così tanto e poi vedi che comunque non ce la fai, comunque non ci arrivi, un po' ti passa, un po' ti demoralizzi. Ed è arrivato Fran, ci siamo parlati e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme, quindi a breve comincerò con le sue schede, mi dovrò soltanto affidare a lui e completamente fidare di quello che mi dirà. Se volete io vi terrò aggiornati su questo mio percorso per farvi vedere anche cosa significa affidarsi a qualcuno che fa questo come mestiere, di cui davvero ha passione e esperienza. Un altro argomento di cui volevo trattare personalmente è l'argomento sponsorizzazioni. È un argomento che mi tocca molto perché mi dispiace leggere a volte dei commenti in cui mi viene criticato che ormai il mio canale è media shopping, che non faccio altro che sponsorizzare di qua, sponsorizzare di là, è pubblicità di qua e di là. Allora, premetto che gli unici brand che mi sponsorizzano sono MyProtein e FitBlade. Tutte le altre sono collaborazioni. Io collaboro con Rantastic e per questo mese sto collaborando con Daniel Wellington. Come funzionano queste sponsorizzazioni? Parliamone chiaramente, perché tanto secondo me non c'è niente da nascondere, io non vi voglio nascondere niente e secondo me è giusto che voi lo sappiate. Allora, praticamente ogni volta che voi utilizzate il codice mio, Silvia Fascia, io ricevo delle commissioni. Significa che
su quello che voi acquistate io ricevo una percentuale. Con FitBlade è così, semplice, basta che mettete il mio codice e via. Con MyProtein è di più difficile, perché affinché io riceva la commissione, voi dovete cliccare attraverso il link che io vi metto, che è sia qui nell'info box oppure nel mio profilo di Instagram. E solo se voi andando attraverso quel link, andando poi alla cassa e acquistando, io poi ricevo la commissione. Se voi invece aprite il vostro computer dal niente su Google, scrivete MyProtein e poi alla cassa inserite il mio codice, voi ricevete lo sconto ma io non ricevo nulla. Voi capite che questo è un percorso abbastanza complicato. Perché vi sto dicendo tutto questo? Perché a me non piace essere un po' considerata come una che deve pubblicizzarsi perché deve fare soldi di qua e di là. Io con YouTube, con questo, ci prendo davvero poco. Ma soprattutto, quello che prendo, non so se l'avete notato, ma lo investo in questo canale, nel cercare di rendere i contenuti migliori. Io ho appena fatto un investimento di circa 600-700 euro per questa fotocamera. Perché? Perché ho voluto comprarmi una fotocamera quando ho filmato con il telefono finora e potevo continuare col telefono? Perché mi piace portare una qualità maggiore. E sinceramente questo io lo faccio per voi. Io non ho aperto il canale per fare soldi e sinceramente di sentirmi criticata mi dispiace, perché io cerco davvero, davvero di limitare la pubblicità al minimo. Io ho i miei sponsor o quelli con cui collaboro che mi chiedono, fa Silvia per favore posta di più, posta di più. E io sono lì, faccio sì, però ok, però sappiate che comunque il mio canale non è pubblicità, perché il mio canale ha un'identità. Non mi avete mai visto con me e il prodotto, perché non è qualcosa che io faccio, ma soprattutto non è qualcosa a cui tengo. Potrei fare il quadruplo dei soldi che faccio ora se io cominciassi a spingere seriamente questo prodotto, perché ispiro fiducia, perché vedo che davvero voi credete in quello che dico, vi fidate di quello che dico. Quindi se io iniziassi a dire acquistate i semi di canapa perché sono questi che mi fanno dimagrire, che mi fanno tenere un fisico d'oro, che mi fanno avere i capelli così sani, cioè, ovviamente non dico tutti, ma qualcuno comincerebbe a farsi domande e dire ah, forse la Silvia c'ha ragione, per quello che hai i capelli così, e quindi l'acquisterebbe. Lo faccio? No, perché sinceramente non mi interessa. Tengo molto di più alla vostra salute, a che voi capiate come vivere sano, come vivere l'alimentazione tranquillamente e che non vi sentiate forzati a comprare determinati prodotti, soprattutto da me. Io sono qui per dare un aiuto a voi, come ho sempre fatto. Il mio canale non è assolutamente cambiato dall'inizio di ciò che era. Io ho sempre fatto questo per aiutare ed è quello che continuo a fare, quello che continuerò a fare. Però non sono Madre Teresa di Calcutta, quindi anch'io ho visto l'impegno che ci metto, perché a fare i post su Instagram, a modificare i video, a filmare i video, ci si perde tempo. E io sono una studentessa che vive da sola, che ha una casa a cui tenere, un gatto a cui badare, studiare, ho anch'io gli esami, e questo non è il mio lavoro. Quindi se io con l'impegno che ci metto posso anche guadagnarci, non mi sembra una cosa così cattiva, anche perché io ci guadagno consigliandovi cose, dicendovi come potete provare a migliorare la vostra vita. E non guadagno sulle vostre spalle. Io non guadagno sul vendervi la crema dimagrante, vendervi gli alimenti che vi faranno bruciare grassi, che vi faranno dimagrire, che vi faranno avere il corpo dei vostri sogni. Non lo farò mai, perché non sono cose in cui credo, ma soprattutto perché ho un'integrità. Quindi, se voi decidete di supportarmi, sapete come farlo, ve l'ho spiegato. Se non volete supportarmi, per me non c'è alcun problema, io continuerò a fare questi video e a postare su Instagram, e sappiate che rispondere a tutti i messaggi su direct, parlare con le persone, a me lì non mi paga nessuno. Lo faccio per piacere, perché è questo il motivo per cui ho aperto questo canale e non per fare soldi. Basta, penso di aver detto tutto, andiamo avanti. Un'altra domanda popolare è: che musica ascolto in palestra? Allora, qui perderò 10.000 di voi sicuro, perché ascolto musica abbastanza trash. Cioè, vabbè, un po' tamarra. Musica latinoamericana, quindi Daddy Yankee, proprio manetta.
Limbo, Lovumba, Che tengo che hacer, Gasolina, cioè proprio... Poi ascolto musica molto da discoteca, ad esempio Bloody Mary, Animals, cose che non posso farvi sentire qua per cose del copyright, però questi sono i titoli, quindi basta cercarli. Odd to Why, beh, la mia preferita. E sono canzoni che partono lente, poi hanno il picco e partono, e lì tipo... Quando parte la musica tu devi fare l'appiegamento di squat, devi fare, cioè, pum, esplodi. Quindi quelle. E poi quelle che ho davvero riscoperto adesso sono quelle senza copyright che sentite anche nei miei video. Quelle alla fine le ho scaricate in iTunes e quindi mi sono entrate anche nel telefono. E quindi bene o male mi partono anche durante gli allenamenti. E ammetto che anche quelle sono molto foganti, interessanti. Mentre quando faccio cardio, tipo corro sul tapis roulant, canzoni un po' più lente, ad esempio Love Me Like You Do, o Dare You, I Dare You to Fall, I Dare You to Cry. Quelle canzoni un po' più lente, che comunque sono abbastanza affoganti, ma sono molto più cantate rispetto a puri bassi e musica. Un'altra domanda è: quali sono i miei youtuber preferiti? Io guardo molto YouTube all'estero. Le mie preferite sono Sarah's Day, che è una australiana. Poi c'è, vabbè, Nikki Blackter, di sicuro la conoscete. Mi piace molto Zanna Van Dijk, che è una inglese. Josie May, quando faceva video, adesso ho incominciato a lavorare quindi non li fa più. Ho Brittany Lesser, Amanda Bucci, Emily Hayden, Robbie Gallan. Diciamo che mi piace guardarli per vedere come passano le loro giornate. Sono un po' più di intrattenimento più che di apprendimento. Imparo più dai ragazzi, sinceramente, tipo Max Tuning, oppure all'inizio Christian Guzman faceva video più interessanti. Li seguo principalmente per prendere un po' spunto e vedere come vivono, un po' com'è il mondo dall'altra parte del mondo, che io non ci sono mai stata, e per prendere un po' di informazioni circa gli allenamenti. Non li seguo per l'alimentazione perché non sanno mangiare, mi dispiace, è la verità, anche perché mangiano sempre cose pronte e bevono Monster a gogo, quindi no. L'unica che mi piace, che seguo anche per l'alimentazione, che dà un sacco di consigli utili, è Sarah's Day. Davvero, secondo me, è il canale migliore che c'è in giro. Un'altra domanda a cui voglio rispondere, visto il mio video precedente, riguarda l'epilazione. Allora, come è stato? È stato abbastanza doloroso. Io ho deciso di fare inguine totale e ascelle. Io ho una sopportazione del dolore abbastanza alta, infatti me l'ha confermata anche la ragazza. Però ammetto che ci sono alcune parti in cui è davvero doloroso. E praticamente senti come se ti dessero una scossa elettrica. E quindi è tipo uno spasmo, cioè c'è poco da dire. E tipo schizzi sul lettino. Poi sta a te schizzare un pochino oppure fare i salti. Però è abbastanza doloroso. Detto questo, comunque non dura tanto. Nelle parti in cui fa davvero male, o comunque in tutte le parti, è una scossa. Non è che sta lì 10 ore, 10 volte a fartela. Quindi sopravvissuta una... è passato ormai, una è. E il dopo è che io poi non ci ho più pensato, non mi sono più guardata di qua e di là. Arrivo dopo 2 settimane in palestra, mi tolgo la maglietta, rimango in canottiera e penso: madò, non mi sono fatta i peli sotto le ascelle. Alzo il braccio, non ho niente, niente, cioè proprio tutto sparito. E il motivo per cui non avevo niente è che quando ho fatto il laser si vede che i miei peli sotto le ascelle erano della giusta frequenza del laser, e quindi appena sono un attimo cresciuti sono caduti. Cioè praticamente quando agisce sulla giusta frequenza del pelo, i peli cadono. Io adesso ne ho davvero pochi, ma soprattutto non ne ho quanti ne dovrei avere dopo 2 settimane che non mi faccio il rasoio. Quindi sono molto felice di questo e vedo anche un risultato positivo nell'inguine. Indubbiamente una seduta non basta, infatti devo farne una a metà gennaio, in quanto devi farne la prima dopo un mese e poi il tempo tra una seduta e l'altra aumenta, e vedo che è molto più efficace sui peli un po' più deboli, un po' più fini, mentre quelli più duri, ma soprattutto con una pelle più scura, vedo che fanno un po' più fatica a cadere. Però questa è la reazione che ha il corpo, cioè praticamente quando crescono un po' cadono. Io tra un po' faccio così, cioè proprio li gratto e volano via. Quindi
davvero davvero soddisfatta, sono davvero felice di aver finalmente deciso di fare questa cosa. Grazie a chi me l'ha consigliato e vi terrò aggiornati su come si evolve questa situazione pelosa. Poi, un'altra domanda che mi è stata posta molto spesso è: qual è il mio metodo di studio? Come avrete notato, da quando sono arrivata qui alla magistrale sono diventata una secchiona. Cioè, io alla triennale arrivavo a malapena al 25, cioè, no, in realtà i primi anni arrivavo a malapena al 18. Cioè, proprio passare un esame era l'obiettivo. Uscivo, chissà se l'ho passato. Poi, andando avanti col tempo, migliorando un po' la testa e nutrendo il mio corpo e il mio cervello, sono riuscita a superare questo, chissà se l'ho passato, ad arrivare a un, sarà un 22, un 25, un 28, ma mai più di 27. Cioè, io sono uscita con 101 e quindi un motivo ci sarà. Detto questo, invece, da quando sono arrivata qui alla magistrale, i 30 fioccano come fosse un piacere. Cioè, ho fatto 4 esami, ho preso 2,30 e 2,30 lode, cosa che... Cioè, mia mamma che mi chiama in fastidio, ma tu ti stai pagando lì perché, cioè, non è possibile. Allora, devo premettere che questo è un corso che dire che mi piace è limitativo, ma soprattutto dire che sembra disegnato su di me è altamente limitativo. Io davvero vado all'università e sono felicissima. Ascolto ogni parola, frequento ogni lezione, non mi perdo niente, sono super partecipativa e perché mi piace, perché è davvero quello che voglio fare, quello che mi riempie di gioia. Cioè, io mi sveglio la mattina e dico, che bello c'ho lezione, cioè, siamo a questi livelli. Quindi anche quello fa tanto, la voglia di fare, la passione per queste materie, di quello che studio. Il mio metodo di studio è abbastanza semplice. Io a lezione prendo gli appunti col computer, quindi nel periodo di studio preesame ho le slide del professore, i miei appunti al computer. Quello che faccio è prendermi un quaderno, semplicissimo quaderno bianco, senza neanche le righe perché adesso mi trovo bene proprio un quaderno bianco, e mettere insieme, scrivendo, i miei appunti e le slide. E scrivo tutto, riscrivo praticamente tutto il programma su questo quaderno. Mi devo prendere molto in anticipo perché è un processo che richiede abbastanza tempo. Però così arrivo a 10-15 giorni prima dell'esame ad avere tutto il programma in un quaderno. Cioè, io so che se studio quel quaderno vado bene, perché cioè, tutte le informazioni sono lì. Quindi, fatto questo quaderno, basta. Io incomincio a leggere, ripetere. Magari se il professore ci ha dato degli esami vecchi, comincio a rispondere alle loro domande, guardando quello che ho scritto, leggendo gli appunti, studiando, quindi continuando a rileggere, ripetere. Basta, non c'è niente di magico, trascendentale, questo è come faccio io, come sono abituata. Studiare al computer per me è molto difficile perché mi si incrociano gli occhi e sono una con la memoria molto fotografica, quindi infatti io quando poi sono all'esame mi ricordo la mia pagina che ho scritto, non solo, ma mi ricordo anche tipo il movimento di scriverlo, quindi è una cosa molto memonica e ripetitiva. Questo è il mio metodo di studio, se può essere d'aiuto a qualcuno sono più che felice di condividerlo e spero che in questo modo anche voi possiate poi incominciare a prendere 30-30 lode. Presumo che questo video sarà già abbastanza lungo, quindi lo chiudo qui. Lo so, ho risposto a pochissime domande, ma ci tenevo a toccare determinati argomenti, soprattutto quello della sponsorizzazione, che mi ha toccato molto nel profondo. Per facilitarmi il compito, qualunque domanda voi abbiate, scrivetela qui sotto nei commenti, così che il prossimo mese, nel prossimo Q&A, riuscirò a rispondere a quelle domande. Yeah. Io vi saluto, un abbraccio e auguro a tutti un buonissimo inizio 2017, per me è iniziato col botto e sono felicissima, sono felice e ci vediamo al prossimo video.